Allora, sono le 17.03. Ero davanti alla gelateria. Ho detto basta! E il gelataio, ma basta cosa? Io basta, non voglio più gelato! E lui, ma che cazzo me ne frega a me? Vado la cazzo al culo, proprio! No! Quindi, non mollo! Non si molla! Domani mangio 6 kg. Allora, Rosa, se un tuo amico ti dice, Rosa, ti giuro, non sono stato io, chiamo subito in banca perché ti stanno rubando i soldi. Blocchi i conti, Rosario. Un po' di Australian Open ora. Il russo contro l'australiano. Vediamo cosa combina l'australiano, che ogni partita succede qualcosa. Vediamo. Pretty woman walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet. Very strong friends. Señoras y señores, muy buenas tardes. First reaction, shock. Shock because... Ma che cazzo dici? Love kuch na kahe to accha hai, ye chup hi rahe to accha hai. Allora, mi dovete dire se uno può sbagliare campo. È andato in un altro campo. Quando io ho mandato il messaggio con la foto della prenotazione, e questo in un altro campo è andato. Questo bisogna bloccarlo. Questa è la vita da bomber, sogno una vita da bomber, lo stadio vuole il suo bomber, la rete esplode con bomber. Vamos caraco! Io che sono un australiano, ok, mica ha detto... Cos'è che ha detto? Ha studiato in Australia, quindi... No, della tosse. Non riesco a parlare. Non riesce a parlare. Allora, lui dice che c'ha la pubalgia. E dice a me, non riesco a fare la tosse. Ho detto, qui c'è qualcosa che non... Ma gli ho detto io sono un australiano. Non si dice non riesco a fare la tosse. Non riesco a tossire. Ma tu dovevi capire già che... Non riesco a tossire. Lo so anch'io. Non riesco a fare la tosse. Ma io parlo così. Ma che lingua è questa? Perché so che sei australiano e non capisco. Sì, qua. Lui ha detto non riesco a fare la tosse. Io ho detto. Ti giuro. Ti giuro che non riesco a fare la tosse. C'è qualcosa che non va. Non riesco a tossire, si dice. Dico, sì. Un premio Nobel. Un australiano te lo dice. Quei canguri. Ci ho conosciuto dei canguri io. Si vede. Rosario, Nick, sì. Se un vostro amico vi dice, ragazzi, vi giuro che non l'ho fatto io, andate subito in banca, bloccate i conti, vi stanno rubando i soldi, bloccate tutto! Bobo, ti puoi girare un attimo, per favore? Look 10, ma che schifezza è? Schifo! Ragazzi, stasera, ore 21, Bobo TV su Twitch, nel percorso, il format dove voi siete protagonisti. Vi dico già che stasera riceverò almeno 10 persone, 10 di voi, quindi faremo interventi un po' più brevi, un po' più che a rotazione. Potete entrare in maggior numero di persone, ok? E completeremo il quadro dei quarti di Coppa Italia e torneremo sui temi del campionato. Vi aspetto stasera, nel percorso. Allora, di come l'hamburger, guarda che difficile cucinare l'hamburger. Molto 4. Ma guarda che difficile. Senza olio, senza sale. Ma dici che vuoi dimagrire, l'ho visto sulle tue stories, niente. Ah, tu vuoi dimagrire? Come una soletta.
Ma scusa, se vuoi dimagrire, sei non... l'olio. Brava amore. Ma poi se vuoi dimagrire, io te l'ho fatto light. No. Così è triste, non light. Così è... E poi? Non parlare in inglese, grazie. Ho detto light, ormai è un vocabolo italiano. No. It's very English, thank you. English and you know. Ok? Bella. Con le gambe a scaldarsi, Napoli, dimmi papà, e te qua giù, fai strecce, che poi trovi scuse, Lippo, c'è un distruggere queste Lippo, oggi la coppia, ieri Lippi, forza. Oggi li apro in due, ragazzi, sono convinto oggi, c'è un compagno abbastanza forte. Eccoci qua, stasera c'è una grandissima partita, non Milan-Juve, ma Buccaneers contro i Rams alle ore 21, tutti collegati, tutto il mondo è collegato. Vittori, la más buena de sus cori, me dice Dari, tú eres el único bueno que ha dejado el COVID. ¿Qué tal? Si llego un medallo yo te paso a buscar. Cantamos un campeón y nos vamos a chingar, donde ningún radar no pueda detectar. Allora, ora guardiamo ancora 5-6 minuti di Milan-Juve e poi guardiamo una partita di NFL tra due squadre fortissime, i Bucks e i Rams. Buona visione a tutti. Eccoci, siamo pronti. This is a perfect day for football. Clear skies, 55 degrees. Interesting, right off the top here, Matt Gay will kick off. He had a little bit of an issue about an hour and a half ago when he was warming up out on the field. And since the Rams won the toss and have deferred, we're going to see him right off the bat. Darden is back to receive. He's averaged 20 yards per run back this season. Winner moves on to face the 49ers. Vai, Tom. Eccolo. Senza stadio. Tim Samuel, Tyler Johnson, Minnesota. Rob Gronkowski, OG Howard, Alabama. Donovan Smith,
Penn State, Alabama Pet, The Hope Pet College, Brian Jensen, CSU Club. Dai Jensen. Lumber Jack Iron, Josh Wells. Let's go, Alex. Let's go, Josh. Raga, i Bucks male, male, male. Fiammata stasera. Era. Oggi fiammata 27-3 per i Rams. Non ci siamo. Ciao ciao. La difesa dei Buccaneers, cioè fanno 27 pari, mancano 46 secondi. I Rams quarterback una palla lunga 40 metri e questo è da solo, ma non difende nessuno, ma no. Ma come ci, ma ci deve essere il libero? Ma che è? Come fai a perdere una partita così? È assurdo. Ma non esiste, posso esistere. Ma dietro, ma non puoi lasciare uno contro uno. Ma è tutta la sera. Ma non lo vedono? Lo vedo io che non ci ho mai giocato. Ma che disastro che è questo. Ma che... 40 secondi hanno fatto... Bah, è assurdo. Bah. Un lancio di 50 metri. Era solo. Se non lo becca l'ultimo difensore fa touchdown. Non ho parole, non ho parole. Assurdo, 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 assurdo. Incredibile. Credimi che partito hanno perso questo. Nebbia! Stamattina c'è nebbia! Si vede la minchia! Stamattina una padellata molto molto difficile. Giocatori forti. Più scarso sono io. Anche il più pesante. I risultati della giornata conclusa, nemmeno conclusa ieri perché domani sera c'è il posticipo. Allora, Livorno-Crotone 10, Bari-Modena 11. Tesoro, è 1-0, 1-1-0. Dov'è che siamo qua? L'hotel più bello di Milano. L'hotel più bello di Milano. La Chambre. La Chambre. La Chambre. Rosa, ricordati una cosa che è più importante di... La cosa più importante. Quando ti dicono i tuoi amici, Rosa, ti giuro non sono stato io, blocchi i conti. Ti stanno... Stasera alle ore 21, Bobo TV. Stasera ci sono le fiammate, perché ho sentito cazzate ieri, delle cazzate ieri, cazzate, là. Allora, queste scarpe che tutti mi invidiano, me le ha regalate questo signore qua. Quindi ragazzi, è ufficiale? Vlahovic alla Juve? Mi fate sapere? Mi scrivete? Le ultime notizie di mercato? Allora, Berrettini in semifinale, Un grande partito oggi, ha vinto al quinto. Domani mattina Sinner contro Tsitsipas. Ragazzi, andiamo tutti in semifinale, In semifinale.
Tsitsipas sta giocando bene, 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 bene. Bene, 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 Tsitsipas. Forza, Sinner, siamo con te, eh? Tutti con te. Mr. Man, don't shoot me, don't catch me, don't take me away. It's here where I live, let's forget and forgive. Wow, wow, wow. Allora, io e Nick Amoruso, piede caldo, Cerignola. Primo set, fiammata, 6-0 per loro. Secondo set, 6-4 per noi. C'è Isacco e John McEnroe. John McEnroe è arrivato in Italia, guarda, eccolo qua. Quella. C'è la fascia, anni 80. Terzo set, 3-0 per noi. Una partita difficilissima. Ora, da 4-1 per noi, siamo andati a perdere 7-5. Incredibile. Per favore non si parla di lavoro qui, eh? Si parla di figli. Una volta si parlava di figli. Una volta si parlava di bistecche. Figli.